La decisione di giocare Benevento Salernitana il giorno di San Matteo divide la città tra chi seguirà il Santo e tra chi seguirà la squadra. È polemica a Salerno, vediamo. Penso che sarà molto fortunato e che la Salernitana dovrà vincere il Benevento e si deve riscattare per poter provare un buon campionato. E però bisogna scegliere tra seguire il Santo o seguire la partita. Io penso che sia più importante seguire la partita. No, io sceglierò di stare a casa perché non condivido questa cosa e non saprei dividermi da una parte all'altra. Per protesta non guarderò nemmeno la televisione. È giusto per la Lega, ma non per i salernitani, perché un evento che uno aspetta tutto l'anno per la processione, penso che non sia giusto. Lei cosa farà? Seguirà la squadra o seguirà il Santo? Io, tenendo il Santo in casa, che è mio padre, andrò a casa di mio padre come tutti gli anni, e vedrò sia la partita e con un'altra televisione vediamo la processione. Perché la sera di San Matteo i salernitani vogliono festeggiare San Matteo e la processione. Non so se sia una scelta proprio azzeccata, perché comunque la festa porta a Salerno uno spirito diverso da quello di uno stadio, diciamo. Quindi secondo me non è una scelta proprio azzeccata. Non sono d'accordo, anche perché se pensiamo che molte persone che portano i santi sono dei veri ultras, non credo sia giusto che debbano perdersi questo derby, anche perché metterebbero davanti i santi come è giusto che sia. Quindi spero vivamente che cambino la data. Tu cosa farai? Io vado a Benevento, onestamente vado a Benevento. Seguirò la mia squadra.